Credo che nessuno di noi possa dare una risposta. È probabile che ci sia qualcosa di vero, però in questo momento è abbastanza insignificante questo, nel senso che partiamo dalla sostanza. La sostanza Putin l'ha detta fin dall'inizio. L'Ucraina non esiste. Ha detto è un incidente della storia che esista un paese chiamato Ucraina. E ha operato per cancellare questa identità. Ha operato con gli strumenti di un autocrate. Quasi tutte le autocrazie, o ancor di più le dittature, sono finite con guerre che sono andate male. Se uno guarda recentemente, le Malvinas sono state, le Falkland sono state la fine del regime argentino e prima ancora. E quindi lui ha operato con l'obiettivo di cancellare l'Ucraina. Questo obiettivo si è visto non essere praticabile, anche perché si aspettava di essere accolto con rose e Certo. fiori. Ci sono dei precedenti storici, no, di annessione di territori nei quali si riteneva o si pensava di essere accolti bene. Quindi la grande incertezza, poi io però mi fermo perché ho ascoltato con tanto piacere Lorenzo Cremonesi, che è una meraviglia nella sua. E Natali Tocci ne sa certo più di me. Però la sensazione e il pericolo è che Putin, come tutti quelli che ingaggiano una sfida di questo genere, non possa accettare una sconfitta e quindi possa mettere in campo armamenti, strategie che tendono a creare le condizioni per le quali lui possa comunque dire di non essersi limitato alle due aree che in qualche modo ha acquisito nella prima fase di questa operazione, ma che tutto il suo disegno in qualche misura si è realizzato. Questo a me pare il vero pericolo. E questo spiega anche l'allarme dell'Occidente, perché la vera posta in gioco è certo l'Ucraina, è evidente, ma la vera posta in gioco è la libertà e la democrazia. Questa è la partita di questa vicenda. Quindi E secondo perché? lei, appunto, questa è la ragione per cui ci siamo tutti in qualche modo appassionati e ci siamo, non dico siamo berlinesi, no? Come disse Kennedy nel suo famoso discorso, ma ci siamo tutti in qualche modo schierati in un primo momento e appassionati anche alle sorti della democrazia ucraina, perché? Proprio perché la sentiamo vicina, molto simile a noi e perché è la prima guerra di aggressione che abbiamo visto raccontare con le immagini anche, Ma raccontata con le perché immagini. credo ci rendiamo conto che si sta facendo strada un modello di governo delle società complesse del nuovo millennio, che è un modello fondato sull'autocrazia e non sulla democrazia, per la quale appunto il dissenso non è considerato, non è plausibile. Se c'è dissenso deve essere stato organizzato dai nemici, ma queste sono teorie che diciamo Sì, chi ha un minimo di che però coscienza della tornano ad storia, attecchire oggi, che tornano ad tornano a attecchire. fiorire nella cultura del complotto. Sì, Ne che però è parleremo fra un parte di tutto momento. questo, cioè è la negazione di un dato obiettivo. Qui c'è poco da avere teorie del complotto. C'è qualcuno che ha cominciato una guerra, che ha invaso, e qualcuno che è stato E lo invaso. chiedo all'uomo politico di lungo corso, perché Putin invade adesso? Perché questo accade proprio ora, in questo momento del secolo, del millennio? Probabilmente perché ha avuto la possibilità di misurare nel corso del tempo la debolezza dello schieramento occidentale. Quello che Forse accadde sottovalutandolo però. in questo caso ha sottovalutato, ma è chiaro che c'è un errore di valutazione. Quando Cremonesi dice al Cremlino c'è un. Adesso nessuno di noi ha gli strumenti, io non ne ho per sapere che cosa succede là dentro, ma insomma, secondo le regole della politica, uno che ingaggia una sfida con l'idea di fare un blitz che dura Certo. una settimana e dopo 38 giorni è impantanato lì in mezzo e il rischio è che debba usare, in una condizione di isolamento economico del suo paese che si comincia a sentire, debba usare delle armi, diciamo così, non convenzionali, beh, questo è chiaro che crea una condizione di tensione e all'esito di questa condizione di tensione ci sono due strade, o la trattativa, la pace. Zelensky dice la vittoria, a me viene da dire che la vittoria è la pace. La vittoria è la pace, la fine dei bombardamenti, è il ritorno degli ucraini nelle loro case, il riconoscimento della natura democratica del governo ucraino.
Però a Putin una scala per scendere dall'albero gliela devi dare. Sì, ma questa scala sul piano negoziale alla fine si trova, perché l'alternativa a questo è l'idea di una guerra che può durare molto a lungo, con effetti devastanti. A me fa stringere il cuore vedere le fosse comuni con i soldati ucraini, ma mi fa stringere il cuore anche vedere la faccia di quei ragazzi russi di 18 anni mandati, certo, a morire in quel modo. Senza sapere spesso neanche perché. Allora...